Buonasera a tutti, aspettate un secondo che questa sera proveremo a avviare anche la diretta su Instagram perché siamo multitasking e quindi vogliamo aumentare le possibilità. Come vedete, siamo abbastanza in orario. Buonasera a tutti, a differenza del nostro presidentissimo Conte. Questa è la quarta lettura del ciclo, letture a domicilio a contrasto del tramonto, organizzata diversamente e cerchiamo di scandagliare un pochino quello che è il momento storico che sicuramente per molti è motivo di preoccupazione, ma non c'è preoccupazione che possa mettere in difficoltà una mente salda e armata di ottime letture. Oggi leggiamo Lovecraft, il maestro di Providence, uno dei racconti più importanti del maestro di Providence, La maschera di Innsmouth, che è un racconto del 1936. Lovecraft è il maestro dell'horror contemporaneo, il suo allievo a sua volta del grande Edgar Allan Poe, non so se vedete Edgar Allan Poe, e a sua volta maestro dei grandi della letteratura horror del Novecento, della seconda metà del Novecento, ad esempio Stephen King, molti lo conoscerete, ma anche William Hodgson, meno conosciuto ma anche lui piuttosto rilevante, e soprattutto che adesso negli ultimi tempi è diventato molto famoso, Robert Chambers. Questo racconto forse l'avrete, questo libro forse l'avrete incontrato perché molti di voi avranno visto sicuramente True Detective, la prima stagione, aveva molti riferimenti al Re Giallo del maestro Chambers, che era allievo di Howard Philip Lovecraft. Io adesso inizio la lettura. Il contesto è un viaggio che il protagonista della maschera di Innsmouth fa in questa cittadina di Innsmouth e che è un viaggio dentro se stesso, dentro il proprio retaggio, dentro le proprie radici e è fondamentalmente un viaggio al termine della notte o anche un viaggio nel cuore di tenebra per darvi altri due, diciamo, spunti di lettura per chi li avrà colti. Vi leggerò il secondo capitolo, ho tagliato alcune cose, sarò un po' lungo, disconnettetevi, però mi sembrava giusto, trattandosi di narrativa, mi sembrava giusto leggere un capitolo intero, anche se ho tagliato diverse parti descrittive. Dunque, scusatemi. Allora, il mattino seguente. Poco prima delle 10 mi trovavo nella vecchia piazza del mercato con la mia piccola valigia, aspettando la corriera per Innsmouth davanti all'emporio di Hammond. Avvicinandosi l'ora del suo arrivo, mi accorsi che gli sfaccendati che ciondolavano ai pressi si spostavano tutti in altre direzioni, chi dall'altra parte della strada, chi verso l'Ideal Lunch, all'estremità opposta della piazza. Evidentemente il bigliettaio non aveva esagerato l'avversione della gente del posto nei confronti di Innsmouth e dei suoi abitanti. Qualche istante dopo, una piccola corriera scassata d'un color grigio sporco sbucò sferragliando da State Street, prese la curva e finalmente si fermò accanto al marciapiede, proprio nel punto dove mi trovavo. Vidi subito che era la corriera che aspettavo, perché un piccolo cartello sul parabrezza recava la scritta semicancellata Arkham Innsmouth Newport. C'erano solo tre passeggeri, tre uomini dalla carnagione scura, capelli spettinati, volti accigliati e l'aspetto giovanile. E quando il veicolo si fermò, ne scesero goffamente, incamminandosi lungo State Street, silenziosi e quasi furtivi. Poi smontò anche l'autista e lo seguii con gli occhi mentre tentava da Hammond a fare qualche acquisto. Questo, pensai, deve essere il Joe Sargent di cui mi parlava il bigliettaio. E ancor prima di notare le sue caratteristiche fisiche, fui preso da un istintivo moto di ripugnanza che non avrei saputo spiegare né analizzare. D'un tratto trovai più che naturale che la gente del posto non volesse viaggiare sulla corriera guidata da quell'uomo e mettesse piede il meno possibile nella cittadina in cui vivevano lui e quella della sua razza.
Quando l'autista uscì dall'emporio, lo studiai attentamente e cercai di capire perché mi avesse fatto quell'impressione sinistra. Era magro, alto, con spalle cascanti, sotto l'1,80 e indossava un completo blu stazzonato di un bisunto verdetto grigio a visiera. Doveva avere 30-35 anni, ma le bizzarre e profonde grinze ai lati del collo lo facevano sembrare più vecchio finché non si guardava il volto ottuso ed inespressivo. Aveva la testa stretta, occhi d'un azzurro slavato che sembravano non chiudersi mai, naso piatto, fronte e mento sfuggenti, orecchi singolarmente atrofizzati. Il labbro superiore era grosso, insolitamente lungo, e le guance grigiastre dai pori dilatati quali glabre. Non fosse che per qualche ciuffetto di peli gialli arricciati che crescevano radi qua e là in alcuni punti della pelle sembrava squamosa, come se soffrisse di qualche malattia. Le mani grandi, coperte da un fitto intrico di vene in rilievo, erano di un colore grigio-bluastro molto insolito, con dita tozze e cortissime in proporzione alla grossezza del palmo. Sembrava inoltre che le dita tendessero a piegarsi nel palmo enorme. Mentre si avviava verso la corriera, notai la sua andatura strascicata e vidi che aveva piedi smisurati. Più li guardavo, più mi chiedevo come facesse a trovare scarpe che gli andassero bene. L'aspetto sudicio e untuoso dell'uomo accrebbe il mio disagio. Evidentemente a tempo perso, lavorava o ciondolava nelle fischerie perché ne emanava il caratteristico odore. Non riuscivo a capire quale sangue barbaro scorresse nelle sue vene. Le sue bizzarre peculiarità fisiche non erano certamente asiatiche, polinesiane, levantine o negroidi, eppure capivo perché la gente volesse lui uno straniero. Personalmente avrei pensato a una degenerazione biologica piuttosto che a sangue esotico. Mi dispiacque notare che ero l'unico passeggero della corriera. Mi metteva a disagio il pensiero di viaggiare solo con un simile autista, ma giunto il momento di partire, ritrovai il mio sangue freddo e lo seguii sulla corriera, porgendogli una banconota da $1 in un biglietto e mormorando una sola parola: Ismos. Mi guardò con una strana espressione, dandomi il resto di 50 centesimi senza parlare. Mi sedetti lontano da lui, sebbene dalla stessa parte, perché volevo guardare la costa durante il viaggio. Finalmente il ferro vecchio si mise in moto con uno scossone e oltrepassò rombando i vecchi edifici dei mattoni di State Street con una nube di gas di scarico. Guardando distrattamente la gente sui marciapiedi, ebbi l'impressione che evitassero perfino di dare un'occhiata alla corriera, o che almeno fingessero di non farlo. Poi voltammo a sinistra, prendendo per High Street, e cominciammo a procedere senza scossoni, filando accanto a magnifiche ville che risalivano all'inizio della Repubblica e a fattorie di stile coloniale, ancora più antiche. Oltrepassammo Lower Green, Parker River e finalmente sboccammo in una lunga e monotona fascia costiera che si estendeva a perdita d'occhio. Scusate se mi riaccendo la sigaretta, ma i vizi sono vizi e ci restano soltanto quelli. Era una giornata calda e soleggiata, ma il paesaggio di sabbia, duli carici e arbusti stentati andava facendosi sempre più desolato man mano che procedevamo. Guardando fuori dal finestrino, potevo vedere il mare d'un azzurro carico e la linea sabbiosa di Plum Island. Poco dopo lasciammo la provinciale per Rowley ed Ipswich e prendemmo una strada secondaria che correva molto vicino alla spiaggia. Non scorsi case. E le condizioni della carreggiata inducevano a credere che il traffico fosse molto scarso in quei paraggi. I bassi pali del telegrafo consumati dalle intemperie portavano due fili soltanto. Di quando in quando attraversammo rozzi ponti di legno su torrenti gonfiati dalle maree, che si perdevano serpeggiando nell'entroterra, contribuivano a idolare ancora di più la regione. Ogni tanto scorgevo mozziconi d'alberi secchi e resti di muri crollati fra muri di sabbia, e ricordai di aver letto nelle cronache della contea la sera prima che un tempo questa contrada era stata fertile e popolosa. Il cambiamento era sopravvenuto in concomitanza con l'epidemia del 1846 e, stando alla gente semplice della zona, era oscuramente collegato all'intervento di arcane forze maligne. In realtà era stato provocato dal dissennato disboscamento troppo vicino alla linea costiera che aveva privato il suolo della miglior protezione e lasciato via libera alle dune ammonticchiate dal vento. Sull'orizzonte lontano e velato si stagliava il profilo vertiginoso del promontorio sulla cui sommità sorge l'antica e misteriosa casa di cui parlano tante leggende. Ma per il momento non ebbi occhi che per il più vicino panorama sotto di me, perché mi trovavo faccia a faccia con la chiacchierata e tenebrosa Innsmouth. Era una cittadina piuttosto estesa e ricca di costruzioni, in cui colpiva una straordinaria scarsità di segni di vita. Dalla selva di cammini saliva solo qualche filo di fumo e tre altri campanili si profilavano cupi e scrostati contro il cielo della parte del mare. La cima di uno di essi era parzialmente crollata e in questo, ma anche in un altro, si aprivano nere occhiaie dove avrebbero dovuto esserci grandi quadranti d'orologio.
Disteso al labirinto di tetti Schembia, spiovente, di abbaini aguzzi, cadenti, faceva pensare sgradevolmente all'opera devastatrice dei tarli. E avvicinandosi per la strada in discesa, potevi vedere che molti tetti erano completamente sfondati. Intravidi grandi case di stile georgiano, con tetti a quattro spioventi, lucernae e gallerie della vedova, munite di inferriate. Qua e là si protendevano in mare le rovine di moli che terminavano in mucchi di macerie informi, e più lontano a sud sembravano condizioni peggiori. Al largo, malgrado l'alta marea, notai una lunga linea nera che affiorava appena e tuttavia dava l'impressione di malignità latente. Era molto strano, ma sapevo che doveva essere lo scoglio del diavolo. Mentre lo guardavo, avvertii una sorta di sottile e bizzarra attrazione che si confuse con la ripugnanza che mi ispirava e abbastanza stranamente trovai questa sfumatura più inquietante della prima impressione. Non incontrammo nessuno sulla strada, ma passammo davanti a fattorie abbandonate in vari stadi di sfacelo. Poi scorsi le prime, rare case abitate, con stracci al posto dei vetri, le finestre rotte, gli squali di cortili disseminati di lische di pesce e gusci di molluschi. Una o due volte vidi degli individui dall'aria apatica lavorare in giardinetti desolati o intenti a cercare molluschi nella spiaggia puzzolente di sotto e gruppetti di bambini sporchi da volti scimmieschi giocare sulle soglie delle case infestate di erbacci. In qualche modo quella gente era ancora più inquietante delle tetre case dove viveva, perché non c'era persona che non mostrasse la peculiarità di lineamenti o di gesti che istintivamente mi ripugnavano, senza che potessi spiegarmene la ragione. Per un istante pensai che il loro caratteristico aspetto fisico mi portasse alla mente un'immagine già vista, forse in un libro, in circostanze particolarmente raccapriccianti o melanconiche, ma quel falso ricordo svanì subito. Mentre la corriera continuava a percorrere la ripida discesa, cominciai ad avvertire lo scroscio uniforme di una cascata che rompeva il naturale silenzio. Case sbilenche, muri non dipinti, andavano facendosi più fitte ai lati della strada, assumendo gradatamente un aspetto più urbano di quelle che ci lasciavamo alle spalle. Il panorama si era ridotto allo scorcio di una via in rovina, con vestigia di un antico acciottolato ad un marciapiede in mattonelle. Tutte le case sembravano disabitate, e qua e là i resti di un cono caduto e mozziconi di muri maestri aprivano larghe ferite fra gli edifici. Su tutto regnava un nauseabondo tonfo di pesci. Eppure non dovevo arrivare a destinazione senza provare un'impressione estremamente sgradevole. La corriera era giunta in una specie di slargo da cui si dipartivano a raggiera varie strade. Notai subito due chiese, una sulla destra e l'altra sulla sinistra, mentre al centro si stendeva una grande aiuola circolare in pessime condizioni e soprattutto una massiccia costruzione ornata di finte colonne prospiciente l'incrocio alla mia destra. L'intonaco, un tempo bianco, andava staccandosi in pellicole grigiastre e la scritta a lettere d'oro su fondo nero, incisa sul frontone, era tanto sbiadita che faticai a leggere «Ordine esoterico di Dagon». Dunque quella era la sede della locale loggia massonica che ora ospitava un culto degradante. Mentre mi sforzavo di decifrare l'iscrizione, la mia attenzione fu attratta dal rintocchio di una campana fessa e mi sporsi subito dal finestrino. I suoni provenivano da una chiesa di pietra in stile vagamente gotico, evidentemente più antica della maggior parte delle case, con un tozzo campanile e una cripta sproporzionatamente alta, sprovvista di finestre sbarrate. Sebbene il quadrante del grande orologio che campeggiava sul lato visibile del campanile non avesse lancette, dai rintocchi fessi mi ero reso conto che erano le 11. Poi, improvvisamente, ogni preoccupazione riguardo l'ora fu cancellata da una sconvolgente e fuggevole immagine di un'intensità tremenda e di grande orrore che mi travolse prima ancora di capire che cosa fosse realmente. La porta della chiesa era aperta su un rettangolo di oscurità e mentre la guardavo, una figura attraversò o parve attraversare quello sfondo di buio, alterando la mia mente con un'immagine da incubo, tanto più sconvolgente quanto più, all'analisi attenta, non rivelava proprio nulla di pauroso. Era un essere vivente, il primo, oltre all'autista, che avessi visto da quando eravamo entrati nella cittadina. Fossi stato meno nervoso, probabilmente non ci avrei trovato proprio nulla di inquietante. Mi resi conto quasi subito che doveva trattarsi di un prete addobbato con i bizzarri paramenti dell'ordine di Dagon, che aveva modificato il culto nelle chiese locali. Indubbiamente la cosa che mi aveva colpito il mio inconscio nella prima occhiata, comunicandomi un fremito d'orrore, era la tiara che portava copia
pressoché esatta di quella che la signorina Tilton mi aveva fatto vedere la sera prima. L'immagine della tiara, agendo sulla mia fantasia, mi aveva fatto attribuire indefinibili e sinistre peculiarità a quella figura senza volto, il passo strascicato. Decisi che non c'era alcuna ragione di impressionarsi tanto, come avviene quando affiora un ricordo conturbante. Dopotutto, non era naturale che una setta misterica adottasse tra gli altri addobbi uno stravagante copricapo che la comunità conosceva bene e che faceva parte di un tesoro ritrovato per caso? Ero contento di poter scendere finalmente dalla corriera e andai subito a depositare la valigia nella squallida portineria dell'albergo. Vi trovai una sola persona, un uomo anziano, il cui aspetto non mostrava i segni di quella che ormai avevo battezzato la maschera di Innsmouth. E decisi di non fargli domande sulle cose che mi interessavano, ricordando che in quell'albergo erano successi fatti strani. Invece andai a fare quattro passi in piazza, da cui la corriera era già scomparsa, per studiare nei particolari lo scenario che mi circondava. Per varie ragioni decise di fare qualche domanda al personale della succursale della First National, che presumibilmente non doveva essere di Innsmouth. Trovai infatti solo un ragazzo sui 17 anni, dall'aria cordiale e aperta, che mi fece sperare in un colloquio incoraggiante. Sembrava contento di parlare, capii subito che non gli piaceva la città, il suo puzzo di pesce e tantomeno i furtivi abitanti. Quattro chiacchiere con un forestiero gli fecero bene. Era originario di Arkham, alloggiava presso una famiglia venuta da Ipswich e tornava dai suoi ogni volta che poteva. La famiglia non era contenta che lui lavorasse ad Innsmouth, ma la ditta lo aveva mandato lì ed egli non voleva perdere il posto. Mi disse che ad Innsmouth non c'erano biblioteca pubblica né camera di commercio, ma che non mi sarei certo perso. Ero arrivato da Federal Street, ad ovest di questa via si trovavano i quartieri residenziali di Broad, Washington, Lafayette, Adam Street. Ad est sorgevano gli slum della zona del porto, ma era proprio in quei sobborghi popolari, lungo la Main Street, che avrei potuto ammirare le antiche chiese dell'epoca di Re Giorgio, sebbene fossero sconsacrate dal tempo. Avrei fatto meglio a non aggirarmi troppo in quei paraggi, soprattutto a nord del fiume, perché la gente era scontrosa ed ostile e vi erano già scomparsi dei forestieri. In pratica, certe zone della città costituivano un territorio interdetto agli estranei, come lui stesso aveva imparato a sue spese. Ad esempio, non era consigliabile soffermarsi nei pressi dello stabilimento Marsh, delle chiese ancora aperte o della sede ornata di colonne dell'Ordine di Dagon in New Church Street. Le chiese erano tutte posti strani, violentemente ripudiate dalle sette originarie, di cui conservavano il nome. A quanto pare, venivano tuttora usate per riti bizzarri, celebrati da preti in paramenti altrettanto stravaganti. I loro affiliati professavano credenze misteriose ed eretiche che implicavano prodigiose metamorfosi del corpo, in base alle quali esso guadagnava l'immortalità già su questa terra, o qualcosa di simile. Il pastore del giovanotto, il dottor Wallace, della chiesa episcopale di Arkham, l'aveva severamente proibito di partecipare a qualsiasi rito di Innsmouth, quanto agli abitanti della città. Il giovane non sapeva di preciso cosa pensarne. Erano furtivi, si facevano vedere raramente, come animali che vivessero quasi sempre rintanati, ed era difficile immaginare come passassero il loro tempo quando non si dedicavano saltuariamente alla pesca. Forse, a giudicare dalla quantità di alcolici che di contrabbando che trangugiavano, passavano gran parte del giorno ubriachi fradici. Sembravano molto uniti fra di loro, in una sorta di chiusa confraternita, e disprezzavano questo mondo come se avessero accesso ad altre e migliori sfere d'esistenza. Il loro aspetto, soprattutto gli occhi vitrei e fissi che parevano non chiudere mai, era certamente impressionante, e la voce altrettanto sgradevole. Era spaventoso udirli salmodiare di notte nelle loro chiese, specialmente in occasione delle festività più importanti della religione che praticavano e che cadevano due volte l'anno, il 30 aprile e il 31 ottobre. Amavano molto l'acqua e nuotavano spesso nel fiume o nella baia. Le gare di nuoto fino allo scoglio del diavolo erano frequenti e tutte le persone che si vedevano in giro avevano il fisico adatto a cimentarsi in simili, faticose prove. Tuttavia, a pensarci bene, in pubblico si vedevano quasi solamente giovani e questi, i più maturi, presentavano già un aspetto fisicamente degenerato. C'erano comunque delle eccezioni, persone adulte, senza deformità di sorta, come il vecchio impiegato dell'albergo. Veniva fatto di chiedersi che fine facessero gli abitanti più anziani, se la maschera di Innsmouth non fosse altro che la sintomatologia avanzata di qualche strana, insidiosa malattia che si aggirava con il pas che si aggravava, scusatemi, con il passare degli anni. Perché soltanto una malattia molto insolita naturalmente, poteva provocare trasformazioni anatomiche tanto radicali in individui che avevano superato l'età matura, mutamenti che includevano addirittura modifiche della forma del cranio. Ma era quasi impossibile giungere a una qualsiasi conclusione su questo punto, aggiunse il giovanotto, perché nessuno, a prescindere da quanto avesse visto ad Innsmouth, riusciva mai a fare amicizia con gli abitanti, o soltanto a conoscerli. Era certo, egli, che alcuni soggetti in condizioni fisiche anche peggiori di quelle dei più deformi che si vedevano in giro, venissero segregati in certi posti. A volte si sentivano rumori pazzeschi,
Correva voce che i fatiscenti Tuguri dell'Angiporta, a nord del fiume, fossero collegati fra loro da gallerie sotterranee che formavano un vero labirinto di misteri invisibili. Impossibile dire di quale tipo di sangue straniero scorresse nelle vene di questi esseri, ammesso che avessero sangue straniero. E le rare volte in cui funzionari del governo o altri forestieri capitavano in città, gli individui dall'aspetto particolarmente ripugnante venivano fatti sparire. Non sarebbe servito a nulla, soggiunse il giovanotto, interrogare la gente del posto. L'unico disposto a parlare era un uomo molto vecchio, ma di aspetto normale, che viveva all'ospizio dei poveri, nella periferia nord della città, e che trascorreva il suo tempo ciondolando per le strade o nei pressi della caserma dei pompieri. Questo canuto vegliardo, Zadok Allen, aveva 96 anni, la testa non del tutto a posto, oltre ad essere l'ubriacone del luogo. Era un tipo strano e furtivo, si guardava costantemente alle spalle, come se avesse paura di qualcosa. E quando era sobrio, non si poteva persuaderlo a parlare con i forestieri. D'altra parte, era incapace di resistere all'allettamento del suo veleno preferito. Una volta a sbronzo, sussurrava incoerentemente le cose più stupefacenti. Naturalmente, non si doveva prendere per oro colato tutto ciò che diceva, perché le sue folli storie accennavano in modo sconclusionato a meraviglie ed orrori che non potevano scaturire se non dai suoi deliri di alcolizzato. Nessuno gli prestava fede, ma la gente del posto non gradiva molto che si ubriacasse e poi parlasse con i forestieri. E non era prudente farsi vedere in sua compagnia, probabilmente era proprio lui che la fonte delle chiacchiere e delle pazzesche leggende che circolavano sulla cittadina. Alcuni residenti non originari di Innsmouth affermavano di aver intravisto di quando in quanto cose mostruose, ma tra i racconti di Zadok e le malformazioni degli indigeni non c'era da meravigliarsi che ogni tanto qualcuno avesse delle allucinazioni. La gente che non era nata in città non usciva di notte, poiché era opinione diffusa che fosse saggio non farlo. Inoltre, le strade erano penosamente buie per l'assenza o quasi di lampioni. Quanto agli affari, l'abbondanza di pesce era certamente sorprendente, ma pareva che gli abitanti della città non ne traessero grandi vantaggi. E poi i prezzi calavano, la concorrenza cresceva, sicché l'industria ittica languiva. L'unica vera attività commerciale era costituita dallo stabilimento, i cui uffici erano qualche porta più in là del negozio dove mi trovavo. Il vecchio Marsh non si faceva mai vedere in giro, ma a volte si recava nello stabilimento in una vettura chiusa con le tendine tirate. Circolavano un sacco di chiacchiere sul suo attuale aspetto fisico. Un tempo era stato un vero elegantone. Alcuni dicevano che portasse ancora la finanziera in voga all'era edoardiana, curiosamente adattata a certe sue deformità. I figli, che una volta mandavano avanti gli uffici sulla piazza, recentemente non si erano più visti. Avevano lasciato la conduzione degli affari ai giovani della nuova generazione. A quanto pareva, negli ultimi tempi, i figli e le figlie di Marsh avevano assunto un aspetto fisico bizzarro, soprattutto i più vecchi. Si diceva che non stessero per niente bene. Una delle figlie, una donna repellente, che ricordava un rettile, amava bardarsi di una quantità di gioielli fantastici che ricordavano la fattura esotica della strana tiara. Il giovanotto li aveva visti più di una volta e aveva sentito dire che proveniva da un tesoro nascosto di pirati o di demoni. I pastori, o preti, o come diavolo si chiamavano, quelli che indossavano la tiara come copricapo durante le loro cerimonie, ma era piuttosto difficile vederli. Il giovane non aveva notato altri esemplari di quel gioiello, ma si diceva che ve ne fossero parecchi ad Innsmouth. I Marsh, come le altre tre famiglie patrizie della città, gli Waite, i Gilman e gli Elliot, vivevano molto appartati. Abitavano in ville enormi in Washington Street e lì si sospettava di tenere praticamente segregati quei parenti che, per il loro aspetto fisico orripilante, non potevano apparire in pubblico e che anzi erano stati dichiarati ufficialmente morti. Avvertendomi che la maggior parte delle vie era priva di targhe, il giovanotto mi disegnò uno schizzo sommario ma preciso che costituiva la pianta della città. Dopo avergli dato un'occhiata, capii che mi sarebbe stato molto utile e me lo infilai in tasca, ringraziando calorosamente. L'unico ristorante che avevo visto mi aveva fatto una pessima impressione, così acquistai nella drogheria del ragazzo una sorta di cracker al formaggio e di biscotti allo zenzero che avrebbero costituito il mio pranzo. Programma che mi ero fatto prevedeva una lunga passeggiata per le vie principali, una chiacchierata con tutte le persone non originarie del luogo e infine la partenza per Arkham con la Corriera delle 8. La città, a quanto potevo vedere, costituiva un esempio estremo e significativo di degradazione della vita comunitaria organizzata. Ma non essendo un sociologo, limitai le mie osservazioni al campo architettonico. E così diede inizio ad un sistematico, benché sconcertante, giro turistico per le strette, ombrose e decadenti vie di Innsmouth. Dopo aver attraversato il ponte ed aver piegato in direzione del fragore delle cascate inferiori, passai vicino alla raffineria Marsh, da cui stranamente non proveniva nessuno dei rumori caratteristici di uno stabilimento in attività. Sorgeva sulla ripida scarpata e dominava il fiume nei pressi di un incrocio che doveva essere stato l'antico centro cittadino, sostituito dopo la rivoluzione dall'attuale Town Square.
Riattraversai la gola sul ponte di Main Street e mi inoltrai in un quartiere tanto deserto e desolato da farmi rabbrividire. Ammassi di tetti sfondati formavano una fantastica linea dentellata contro il cielo, sovrastata dallo spettrale campanile decapitato di un'antica chiesa. Alcune case in Main Street erano abitate, ma la maggior parte aveva usci e finestre sbarrate da assi di legno. Nelle viuzze laterali, prive di lastricato, si aprivano le nere orbite di topaie deserte, molte delle quali pericolosamente incrinate agli angoli incredibili a causa di cedimento parziale delle fondamenta. Quelle cieche finestre apparivano così spettrali che dovetti fare appello al mio coraggio per piegare verso est in direzione dell'Angeporto. È certo che il terrore ispirato da una casa deserta cresce in proporzione geometrica piuttosto che aritmetica, via via che le case si moltiplicavano fino a formare un'intera città fantasma. La vista di quegli interminabili vicoli abitati soltanto dalla desolazione e dalla morte, il pensiero di quell'infinita successione di vani vuoti abbandonati dai ranni, ai ricordi, al verme conquistatore, evocavano avversioni e paure latenti che nessun ragionamento filosofico riusciva a dissolvere. Fisher Street era altrettanto deserta di Main Street, ma ne differiva a causa di numerosi magazzini di mattoni e pietra ancora in eccellente stato di conservazione. Water Street era una copia esatta della precedente, a parte una serie di grandi brecce dalla parte del mare, dove un tempo si trovavano le banchine. Non vidi un solo essere vivente, salvo rari pescatori sul lontano Franciflutti. E non udì un suono tranne lo sciabordio delle onde e il rombo delle cascate del Manhasset. La città mi innervosiva sempre più e mi guardai furtivamente alle spalle mentre tornavo indietro attraverso il ponte di Water Street, poiché quello di Fish Street, stando alla mappa disegnata dal giovanotto della drogheria, era crollato. A nord del fiume notai qualche squallida traccia di vita, piccole ditte che lavoravano e scatolavano pesce, camini che fumavano, tetti restaurati qua e là, rumori di provenienza indeterminata, rare figure dall'andatura strascicata nei vicoli lugubri e privi di pavimentazione. Eppure tutto ciò mi sembrò ancora più opprimente della desolazione della zona sud. E per di più, i rari passanti apparivano molto più abnormi e ripugnanti di quelli che avevo intravisto nei pressi del centro. Più di una volta mi affiorarono alla mente maligne e fantastiche reminiscenze di qualcosa che non riuscivo a individuare con chiarezza. Né tantomeno capivo da dove scaturissero quei parziali ricordi. Indubbiamente nella gente di periferia la percentuale di sangue straniero era più abbondante che nell'interno della città, a meno che la maschera di Innsmouth fosse davvero una malattia e non la conseguenza di un incrocio di razze, quel quartiere non ospitasse i casi più gravi. Un particolare che mi inquietava era la distribuzione di deboli suoni che udivo. Naturalmente avrebbero dovuto provenire dalle case che sembravano abitate, e invece erano più forti dietro le facciate, con usci e finestre sbarrate da assi di legno. Udivo scricchiolii, rumori di passi affrettati e furtivi, brontolii. Mi venne fatto ripensare, sgradevolmente, alle gallerie sotterranee cui accennava il ragazzo della drogheria. Poi, all'improvviso, mi chiesi che voce avessero gli abitanti di Innsmouth. Nella zona dove mi trovavo adesso non avevo sentito parlare nessuno, e non ero certo ansioso di sciogliere i miei dubbi. Feci solo una breve sosta per ammirare due chiese eleganti ma cadenti, Main Street e Church Street, quindi mi affrettai ad uscire dai sordidi slum del porto. La mia pessima e logica meta avrebbe dovuto essere New Church Green, ma per un verso o per l'altro non me la sentivo di ripassare vicino alla chiesa nella cui cappella mortuaria avevo intravisto la figura del prete o pastore con la tiara e che per ragioni misteriose mi aveva riempito di paura. Il commesso della drogheria mi aveva detto che non era consigliabile sostare nei paraggi e nelle chiese della sede dell'ordine di Dagon. Rabbrividii, sentendo una campana fessa suonare le 3 in un campanile alla mia sinistra. Ricordavo troppo bene la chiesa tozza da cui provenivano quei rincorsi, quei rintocchi. Seguendo Washington Street in direzione del fiume, mi trovai in una vecchia zona industriale e commerciale, dove notai le rovine di qualche stabilimento di un'antica stazione ferroviaria. Alla mia destra vidi un ponte coperto che scavalcava il fiume, su cui passavano vecchi binari. Benché sul ponte pericolante ci fosse un cartello che ne evitava l'attraversamento, lo oltrepassai per raggiungere la sponda sud, dove avevo notato tracce di vita. Creature furtive dal passo strascicato guardarono misteriosamente nella mia direzione. Volti più normali mi esaminavano con curiosità e distacco. Innsmouth stava diventandomi rapidamente insopportabile e discesi Payne Street verso la piazza principale, nella speranza di trovare un mezzo qualsiasi che mi portasse ad Arkham prima della sinistra corriera, dalla cui partenza mancavano ore. Fu allora che scorsi alla mia sinistra la caserma diroccata dei pompieri, notando contemporaneamente un vecchio con le guance arrossate, la barba incolta e gli occhi lacrimosi, infagottati in stracci indescrivibili, che sedeva su di una panchina e di fronte chiacchierava con due vigili trasandati, ma di aspetto normale. Doveva essere Zadok Allen, il nonagenario e alcolizzato, mezzo matto, i cui racconti sulla vecchia Innsmouth e i suoi terrori erano tanto incredibili e spaventosi.
Ho finito la nostra lettura di oggi, vi ringrazio se avete avuto la pazienza di arrivare fino in fondo, vi consiglio la lettura del maestro Lovecraft, vi consiglio Alle montagne della follia per iniziare la lettura di Lovecraft e vi saluto alla prossima lettura. Non ci sarò io, ci sarà qualcun altro dei nostri attivisti. Se volete suggerire, fatelo pure nei commenti, se volete partecipare contattateci. Condividete la diretta e io vi auguro una buona quarantena a tutti voi. Siamo tutti sulla stessa barca. Resistiamo. Tempi duri, cuori duri. Grazie, arrivederci.